Sono Mimmo Calopresti, il regista di Aspromonte, la terra degli ultimi. Siamo ad Africo, in Aspromonte, in questo paese sperduto negli anni 50, dove non c'è niente. E tutti si sono messi insieme per poter fare una strada, per arrivare da qualche parte dove c'è la possibilità di stare meglio. Francesco Colella, Peppe nel film, li ha messi insieme, li ha guidati in questa operazione. C'è Valeria Bruni Tedeschi, la maestra venuta dal nord, che è venuta volontaria per poter portare la conoscenza là dove nessuno ci vuole andare in quegli anni. A me siamo cambiati, va. Facci i porti, vai, tacchi c'è qua. Vai, cari. Il poeta, interpretato da Marcello Fonte, gli insegna a tutti che cos'è il circo, come ci si può divertire con un poco. Ma faccio venire un circo? Come vetto circo? Lo vette loro di voi. Ecco qua, bene, nostra presentatrice. Forza! Signori e signore, ecco a voi un spettacolo. Eccole qua! Facciateci un bel applauso! I bambini sono in prima fila in questo momento, poveri, a piedi nudi come tutti, a giocare, a divertirsi, a inventare qualcosa per esistere, per esserci, così come tutta questa popolazione, lontana dal mondo, ma col bisogno del mondo, cioè quello di esserci, di esistere. E per finire in bellezza, hai un nostro mondo, e Rosa, e Teresa. E tre, muoviti, prego, cerchio, cerchio, forza Rosa, dovendo tutti dire. Luce, c'è Andrea. Forza, forza, la benedizione lì, cosa vuoi dire? Forza, forza. Improvvisamente in questa scena tutto cambia, c'è un clima festoso che viene completamente rovinato, così come qualche volta succede nella vita. Don Totò con un fucile, interpretato da Sergio Rubini, che va a imporre il suo punto di vista, il suo modo di pensare come bisogna vivere. C'è Cariolo Lazaro stamattina! Ecco! Ma che cazzo ti mentiste in ta testa? Buffone. Affronta Peppe. C'è uno scontro di civiltà. Si fa sta strada. Figlietà è un primo chi parte. Chi da una parte vuole la scuola, la conoscenza, una vita migliore, e dall'altra chi invece sta lì a gestire il potere col proprio fucile, tenendo tutti nell'ignoranza, tenendo tutti sotto controllo. E quindi negando la libertà di movimento, di pensiero agli altri. E purtroppo per far questo qualche volta basta un fucile. Mentati lontana testa, beh. Ca. Non si fanno strati. Ca. Abbasto ieu.